Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Come sta andando quest'anno? Il mio è cominciato veramente col botto, cosa che non avrei mai pensato di dire, e sono già stanca, ma non stanca fisicamente, sono mentalmente stanca, sono arrivata ad un punto in cui non ce la sto facendo. Ma vabbè. Comunque, avevo detto che non avrei fatto, insomma, commentari pesanti e cercherò di non essere pesante anche in questo commentary qui. Comunque, l'illustrazione che vedete a schermo è lo studio di una screen cap, quella che si vede in basso a sinistra, di un video musicale degli One Us intitolato Valkyrie. Devo dire che il mio 2019 è cominciato col botto perché sono caduta in una fase in cui il K-pop è diventato la musica che si ascolta e basta. Non so nemmeno come ci sono finita dentro perché penso mi sia capitato di vedere il video Love Shot degli EXO dopo aver ascoltato una canzone di Ariana Grande. Quindi, cioè, non so l'associazione di chi ha programmato le playlist, ma mettermi Ariana Grande con gli EXO, boh, però è successo. E niente, dopo Love Shot mi sono intrippata malissimo e nella playlist di Love Shot c'era poi questo video di questo nuovo gruppo degli One Us con questa canzone stupenda, Valkyrie. E niente, ciao, proprio mi sono venduta l'anima a questi tizi. Dunque, all'inizio del video, come avrete sicuramente notato, parto facendo dei piccoli bozzetti. Questo perché non avevo fatto il warm-up ieri pomeriggio, e il warm-up è quando prepari la tua mano a disegnare. Andrebbe fatto prima di fare qualunque cosa. Io, ovviamente, perché sono io, non l'ho fatto, l'ho fatto sul momento, l'ho anche lasciato nel video perché mi sembra una cosa carina. Cioè, il mio warm-up di solito è quello: tiro delle righe a caso, disegno un paio di corpi e poi ciao. Il processo, di questa illustrazione, però, secondo me è interessante perché ho applicato la tecnica, della leggibilità a dimensioni ridottissime, ovvero, guardando la screen cap ho determinato quali sono le tre values più importanti, quindi la luce, l'ombra e il mezzotono. E questo mi ha permesso di subito andarci dentro coi colori, invece che passare ad una fase in bianco e nero dove mi studio bene le values. Questo perché, vabbè, la screen cap ovviamente era illuminata benissimo, era molto chiara, quindi non c'era particolare difficoltà nel riconoscere le values, specialmente il mezzotono. Perciò è stato piuttosto semplice il lavoro che ho dovuto fare. E ci sono andata direttamente coi colori perché ho voluto provare l'ebbrezza. La verità è questa, che ho voluto provare l'ebbrezza di buttarmi subito a colorare. No, la realtà è un'altra, è che semplicemente sono partita così, non ci ho ragionato sopra, non è stata una decisione conscia quella di partire coi colori, semplicemente ripresa la base, ho detto boh, via, andiamo. Non sono stata molto a pensare, non sono particolarmente pensante quando faccio questi studi. Quello che mi ha divertita di più fare questo studio è stato non solo realizzare la posa e finalmente concentrarmi sulle features che non sono le classiche features del West, insomma, cercare effettivamente di dare agli occhi il taglio asiatico che hanno piuttosto che no. Perché mi rendo conto che non solo io ho problemi di questo tipo, ma molti artisti giovani che seguo hanno questo problema, cioè gli occhi asiatici non ci vengono fuori, manco a pagarli. E ci sta, perché è difficile, specialmente in prospettiva o quando il volto è girato di tre quarti, è molto difficile fare l'occhio che guarda più lontano dall'inquadratura. Però penso di essere arrivata ad un discreto risultato in questo video. La palette di colori arriva dal video, cioè dalla screen cap del video, ma non è stata campionata con il contagocce, cioè tutti i colori li ho selezionati personalmente utilizzando il triangolone, perché stavo dicendo la rotella, sì, fondamentalmente è una rotella, però il triangolone dei colori. Questo perché do modo a me stessa di abbinare i colori senza riprenderli dall'immagine originale, che comunque è una cosa abbastanza bruttina da fare. Ho usato semplicemente due pennelli, anzi tre, pardon, tre pennelli per tutto il lavoro. Questo perché ho usato, scusate il rumore di sottofondo, ho usato un pennello che funge da matita per lo sketch e due pennelli base di Photoshop con una texture applicata sopra per l'intero lavoro.
quello più comune sarebbe il Chalk Brush di Photoshop, al quale però io ho cambiato la texture interna perché non mi piace, cioè non mi piace la sua originale. Perciò ne ho trovata una che mi piace di più e l'ho cambiata semplicemente. E l'altro è un pennello rotondo con la stessa texture. Fondamentalmente tutto il lavoro è fatto con quei pennelli. Alcuni dettagli, tipo quelli sul colletto, invece sono fatti con semplicemente un pennello rotondo senza opacità attiva, perché mi serviva che avessero dei particolari. Non è perfetto il colletto della camicia, mi rendo conto, ma era uno studio e chi se ne frega. Siamo arrivati alla fase del video in cui sto sistemando i colori e le luci. E questa è una cosa che avevo sempre paura di fare perché pensavo fosse troppo artefatta. In realtà comunque sistemare poi i colori in questa maniera è molto utile. E utilizzo i Color Lookup o le LUT Libraries di Photoshop. Se guardate su internet ne potrete trovare a zilioni gratuitamente, basta che vi iscriviate alle loro newsletter, vi mandano il pacchetto, vi disiscrivete, chi se ne frega. E sono molto utili perché cambiano l'interezza dell'immagine dando proprio quello che vi serve. Siamo arrivati alla fase degli ultimi ritocchi e niente, ho ciarlato troppo in questo video. Comunque spero che l'illustrazione vi sia piaciuta e vi abbia dato un'idea di quello che faccio abitualmente, e ci risentiamo in un prossimo video. Ciao a tutti!